questo episodio è conclusioni. Questo non significa che è l'episodio conclusivo, anzi, ma volevo tirare un po' le somme in questo breve episodio. Le ricerche nel campo dell'intelligenza artificiale hanno raggiunto risultati molto importanti. Al giorno d'oggi ci sono sistemi che, occupandosi di argomenti specifici e ben definiti, come per esempio giochi, interferenza logica, dimostrazione di teoremi, pianificazione, diagnosi, eccetera, offrono prestazioni simili e superiori a quelle degli esseri umani. In altre aree, come il riconoscimento visivo e vocale, quest'ultimo utilizzato per realizzare la corrente tesi, l'apprendimento e l'interpretazione del linguaggio naturale sono in corso degli studi che promettono notevoli passi in avanti. Perfino in campo applicativo, tecnologie ed AI, come per esempio le reti neurali o i sistemi esperti, sono ormai una realtà ampiamente diffusa. Senza curarsi di questi risultati, siamo tuttora ben lontani dall'idea originaria di Alan Turing, in altre parole la realizzazione di un computer intelligente, indistinguibile da un essere umano e in grado di operare al di là di ogni singolo dominio. La possibilità o impossibilità di raggiungere tale risultato è oggetto di una discussione nata quasi contemporaneamente all'AI e tutt'oggi ancora in corso. Il dibattito ha un carattere interdisciplinare. A quello, infatti, partecipano persone provenienti sia dal mondo scientifico, sia da quello umanistico e filosofico. La ricerca sull'intelligenza artificiale prosegue nei laboratori di tutto il mondo. Contrariamente, nel campo dell'hardware si assiste alla costruzione di macchine sempre più veloci e potenti. Quindi, la combinazione di questi due fattori permetterà il raggiungimento di importanti risultati, ma è difficile prevedere se e quanto porterà alla realizzazione di computer in grado di pensare. Sicuramente non bisogna credere che gli studi sulle AI si concentrino solo in questa direzione. La maggior parte dei progetti di ricerca ha infatti obiettivi meno ambiziosi e più concreti, raggiungibili presto. Per i prossimi anni non aspettiamoci quindi risultati clamorosi e rivoluzionari. Prepariamoci invece nella vita di tutti i giorni a un contatto graduale ma sempre più frequente con sistemi e dispositivi basati sulle AI. L'intelligenza artificiale, al pari della tematica o della multimedialità, è una delle tecnologie che maggiormente influenzeranno il nostro modo di vivere nel prossimo secolo. Ovvero nel XXI secolo. Allora, questo non era l'episodio conclusivo. Parleremo di come l'intelligenza artificiale si può applicare nel mondo del diritto, quindi tornate fra qualche giorno e seguite il prossimo episodio.